per volta, ultima finale individuale, 50 rana, maschili, Sacchi, Stevens, Piti, Prigoda, Scozzoli, Szymanowicz, Schwingen, Schlegel e Martinenghi. In corsia numero 5 c'è Fabio Scozzoli. Piti non prende una bellissima partenza, però nella parte nuotata il britannico è devastante. Bene anche Fabio Scozzoli che si presenta in ottima posizione, primo al passaggio dei 25 metri, ora la vasca di ritorno dove si deve difendere dal ritorno di un Kirill Prigoda in cuffia bianca che ha pennellato una subacquea fantastica. Fabio Scozzoli qui non deve mollare, torna su anche Piti. Fabio Scozzoli, 25-62, record europeo e campione d'Europa. Il colpo del campione nello spalla a spalla spettacolare, ma qui non c'è soltanto la cattiveria del veterano consumato, qui signori c'è anche un tempo di quelli con la T maiuscola. Fabio Scozzoli torna sul gradino più alto di un podio internazionale. Che soddisfazione! Sì, signori. E con quale crono e con quali avversari battuti e che gara! Perfetta, se in semifinale Prigoda gli era scappato via del tuffo, lui ha aggiustato questo piccolo particolare e poi ha affinato l'arrivo che oggi ha centrato, se vogliamo, anche in maniera non perfetta dal punto di vista della battuta delle bracciate, ma ha corretto l'ultima mezza bracciata in modo da fiondarsi con una rapidità esagerata sulla piastra a chiudere la gara in faccia agli altri. Il record europeo migliorato era un suo crono. Se l'è ripreso completamente dopo l'ex secolo di Prigoda, ha battuto anche Adambiti. Una gara veramente meravigliosa e siamo felicissimi di questo ritorno al vertice di Fabio Scozzoli. Come avete